Ci troviamo all'interno di uno degli atri d'ingresso del complesso di ingegneria costruito a partire dal 1912 tra le attuali vie Marzolo e via Loredan. È il luogo in cui, a partire dagli anni 20, dal primo dopoguerra, vennero collocate progressivamente tutte le discipline afferenti alla scuola di ingegneria. All'interno di questo spazio abbiamo allestito una delle tappe del Museo Diffuso di Scienza e Tecnica di cui avete già sentito il racconto di altre postazioni. In questo caso, all'interno di queste teche, che poi vi illustrerò, abbiamo collocato alcuni elementi che appartengono alle collezioni del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Edile Ambientale. Il nostro dipartimento è custode di alcune collezioni che risalgono ai primi istituti o gabinetti, poi ancora laboratori di ricerca, che si erano costituiti già prima della fondazione della Scuola di Applicazione per gli Ingegneri, che risale al 1876. In particolare, qui abbiamo esposto alcuni strumenti, alcuni modelli che appartengono alle tre collezioni più importanti: la collezione di topografia e geodesia, di idraulica e la collezione di ponti e costruzioni in ferro. In questa prima teca abbiamo esposto un importante strumento proveniente dalla collezione di topografia. È stato scelto perché era appartenuto a uno dei più importanti ingegneri architetti che operarono nel Veneto nel corso dell'Ottocento, e cioè Giuseppe Iappelli. Si tratta di uno strumento che veniva utilizzato per verificare l'orizzontalità delle superfici. In particolare, lo strumento reca ancora l'iscrizione dell'autore, di chi lo ha costruito, Giuseppe Montan, ma anche la dedica per l'ingegner Iappelli. Di questo strumento in particolare esiste anche un disegno, uno schizzo realizzato da Iappelli stesso. In particolare è uno strumento costituito da un cannocchiale a cui sono associate delle bolle che servivano appunto per posizionare perfettamente lo strumento. Sempre all'interno del nostro atrio abbiamo collocato altre tre teche. Una di queste, sull'angolo alla mia sinistra, è collocato un altro strumento di misura utilizzato negli esperimenti e nelle attività didattiche di topografia e di geodesia. In questa postazione abbiamo invece collocato non due strumenti, ma due modelli. Modelli realizzati sia per ragioni scientifiche, di studio, ma anche per ragioni didattiche. Per prima cosa vi mostro questo modello di un ponte. È un ponte che reale, che era stato realizzato a metà dell'Ottocento presso Capodiponte in provincia di Belluno, e di cui qualche anno più tardi uno dei docenti di ingegneria, Gustavo Bucchia, fece realizzare un modello in legno che voi vedete esposto qui. Attualmente questo modello fa parte di una delle collezioni più importanti che ho citato prima, cioè la collezione dei modelli di ponti e di costruzioni in ferro, la cui composizione venne avviata da Pio Chicchi, docente di queste discipline, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Da questo lato, invece, abbiamo collocato un modello che risale alla metà del Novecento ed è un modello che appartiene alla collezione di strumenti, modelli e sussidi didattici del gabinetto, del laboratorio di idraulica. In questo caso abbiamo esposto un modello relativo a una diga. È la diga costruita sul Mae presso Pontesei, in provincia di Belluno, una diga tuttora esistente,
In questo caso il modello serviva sia per la didattica ma anche per studiare le caratteristiche di questo importante manufatto dell'ingegneria idraulica e dell'ingegneria civile. Ne approfitto, visto che siamo in questa postazione, per sottolineare la presenza di queste grandi fotografie che affiancano i modelli, perché sono immagini risalenti all'inizio del Novecento che illustrano l'organizzazione dei laboratori e dei gabinetti scientifici presenti all'interno della scuola di applicazione per gli ingegneri, che ricordo che inizialmente era stata collocata all'interno di Palazzo Cavalli. Pochi anni dopo, appunto, verrà realizzata la sede in cui ci troviamo e in cui tutte le discipline dell'ingegneria vennero trasferite. A quanto detto finora vorrei aggiungere un piccolo particolare e poi concludere raccontandovi delle nostre collezioni ancora presenti all'interno del nostro dipartimento. Qui in alto abbiamo esposto un ingrandimento di una foto aerea degli anni 30 che ci mostra l'edificio all'interno del quale ci troviamo in questo momento. È interessante osservare come in alcuni punti ci sono degli elementi che facevano parte degli esperimenti che si conducevano all'interno dei laboratori presenti nel complesso di ingegneria. L'edificio stesso è uno strumento di ricerca, la torre geodetica e le vasche poi per le sperimentazioni idrauliche. Vorrei concludere ricordando come questo che vi ho raccontato oggi, che vi ho mostrato, questi strumenti, sono soltanto una piccolissima parte di una collezione molto ampia, molto articolata, che abbiamo all'interno del nostro dipartimento. Alcuni di questi strumenti importanti, che risalgono addirittura al 600, sono attualmente conservati all'interno di spazi idonei, all'interno di teche, all'interno di espositori, e speriamo che in un prossimo futuro si possano organizzare anche delle visite guidate per raccontare meglio l'importanza di questi strumenti per la storia dell'ingegneria, ma più in generale della cultura tecnica del nostro paese.